Questa è una della farfalla che ho preferito. Comunque ciao. Ciao ragazze. Ciao ragazzi. Eccoci qua. Nuovo video. Lidl. Abbiamo svaligiato Lidl. Se avete visto il vlog abbiamo fatto in diretta Lidl e abbiamo comprato un po' di cose, quindi adesso facciamo tante cose. Cosa comprare da Lidl? Proprio cosa la comprare? La guida per comprare. Cosa comprare e cosa no? E poi tante di quelle cose giapponesi orientali, troppo carine. Volo a volo abbiamo preso i nostri amati yogurt greco zero. Poi anche quelli là magri, questi qua costano tipo 19 centesimi, pochissimo. Non hanno zuccheri aggiunti, sono magrissimi, a volte possono servire per farci. Poi abbiamo preso queste, sono nuove, sono delle galette di riso. Vado così alto, a bassissimo contenuto di sale, infatti praticamente c'è solo riso e sesamo. Quindi cosa importante, sono senza sale. Super healthy night. Poi giapponese, cinese. Giapponese sono i noodles, questi sono buoni perché sono tipo tagliatelle, sono un po' più compatte, non sono proprio di riso infatti. Sono di grano. Sono di farina di frumento e sale. Però non c'è altro, insomma, non ci sono grassi. Poi lo condisci tu, perché molto spesso nei noodles in commercio, a parte Lidl in generale, quelli famosi, sono pieni d'olio di palma. Quindi noi condimenti brutti. Sì, noi li compriamo così e poi li condiamo noi, facciamo il sugo. Vabbè, voi lo sapete, il video nostro. Sì, abbiamo fatto anche il video dei noodles. Poi abbiamo visto altre cose, man mano che escono ve le facciamo vedere. Random. La salsa di soia costa veramente veramente poco, quindi l'abbiamo presa. Poi anche l'applicatore. No, vabbè. Il dosatore. È molto pratico perché c'ha due buchini. Lo stampo, alla fine abbiamo scelto questo qua a tipo ciambella. A forma di fiore. Di fiore, però col buco. Quindi dobbiamo fare assolutamente qualche nuova ricetta di tea light, Calita style. Faccio fatto. Certo, ovviamente. Poi ho preso queste qua. Questa è una pasta che mi piaceva tantissimo il formato. La voglio provare assolutamente. Io ho detto carri armati, ma alla fine non si vede. Carri armati. Però sì, è enorme. Armonica. È enorme, veramente. E me la immagino con un po' di salsa di ragù, no? Passata. Buona. Pomodoro. E sono però all'uovo queste qua, quindi hanno già un contenuto anche strong, sia di grassi però anche di proteine, quindi magari facciamo un condimento leggero, non troppo grasso, così abbiamo un pasto bilanciato. I figlioletti, guardate, i piccolini di questi qua, carrabatini, tutti i colori. Questi sono al basilico e pomodoro, troppo carini, rossi e verdi. Sì, perché c'era questa marca Italiamo. Italiamo. Sì, c'erano tutte cose tipiche italiane. Poi gli amati di Nancy. I miei ragazzi. E le noci. Questa è una cosa che compriamo sempre. Noci, anacardi e anche quello misto che stavolta non c'era. Perché costano poco, sono senza sale, senza oli, senza zuccheri aggiunti. Questa limona con gli anacardi, ossessionata gli anacardi. Comunque sapete che la frutta secca fa super bene. Io ho preso queste qua, le mandorle pelate. Queste sono praticamente tutte tagliuzzate. Mi piacciono molto perché in questo modo lo puoi tipo mettere nello yogurt, lo dosi meglio. Invece le mandorle sono troppo grandi e eviti quindi di mangiarti un chilo di mandorle. Cioè, il pollo alle mandorle si può fare. Sì, anche il pollo alle mandorle, tante cose. Cioè, tu metti qualche cucchiaino di questo è meno che mangiarti. Io queste le ho prese io, un po' una spezzina. Ma perché? Che cosa c'è? Mi piace, sono ingredienti a noi. Le patatine gambe. Poi penso pure queste, non mancavano queste due. Snack. Aspettate. Tutte le quelle di italiano, queste sono buone. Allora, queste sono buone perché sono snack a base di farina di ceci, farina di riso. Poi c'è il sale, olio di girasole, quindi non c'è olio di palma. E poi ci sono varie spezie tipo zenzero, paprika, eccetera. E sono tipo delle chips. Queste sono simili, però sono al gusto di gamberi, c'è l'olio di semi di girasole, via dicendo. Da provare, batti queste qua, mini po'. Questa è della linea Vitasia che abbiamo preso tutte le cose. Vabbè, comunque sempre è una roba. Vabbè, una cosa di sfizio. Una cosa di sfizio te la concedo. Primo basmati, no? Nostro amato. Noi le amiamo tantissimo, assieme al riso integrale, riso basmati. Ah, no, questo è riso messo. No, riso messo ci sta fare che abbiamo preso prima la pasta. E ora riso per sushi, è
arriva. Si può dire che noi siamo andati là da Lidl per comprare praticamente esclusivamente questo. Abbiamo comprato un sacco di roba. Volevamo comprare solo quello. Sì, perché abbiamo il catalogo che mi ha portato mio padre. E il riso per sushi costava veramente, veramente poco. Noi, che sapete, abbiamo fatto anche tanti video di sushi fatto in casa, perché amiamo farlo in casa. E abbiamo detto andiamo e compriamolo. Quindi siamo andati là, abbiamo preso due bei pacchetti di riso sushi. Poi ho preso anche questi, sono altri noodles, questi però sono di riso. Ah, questi sono, a differenza di quelli, sono, sì, sono molto molto leggeri e hanno praticamente zero grassi. Questi qua poi sono da condire a parte. Dobbiamo vedere come ma sono. Ma cosa preso? Ma questa pasta a forma di cuore. Questa pasta ci ha fregato, sì, a noi. A forma di cuore, questi rossi poi sono con la barbabietola. Ah, i bianchi sono di normali, sì, e quelli rossi con la barbabietola, carini da provare, dai. Queste le nostre solite farfalle integrali bio. Bio. Queste qua le adoriamo. Questa è una della della farfalla che io preferisco. Purtroppo fanno solo le farfalle, fate qualche altro tipo di pasta. Allora, noi consigliamo rigatoni, penne, fusilli, assolutamente, questi spaghetti, bucatini, basta. Poi abbiamo messo questi qua, i nostri soliti wasa, e questi qua sapete che li amiamo tantissimo, sono praticamente da accompagnare al cibo invece del pane, sono molto molto leggeri e sono light, sani. Questi sono a sesamo, quindi un po' più salati, vicino alle cose di cibo, e questi anche per merenda, perché sono, questi sono col sesamo e questi sono senza niente. Infatti li abbiamo anche utilizzati questi per fare il tiramisù light, il tiramisù proteico light, viene buonissimo, guardate il video e provate che è troppo troppo buono. Io ho preso il cacao amaro, ci vuole sempre. E io il cioccolato, no, io metto io. No, cincin, con dente Novi, che era uno dei migliori perché tanti erano un po' schifezzosi. E poi questo qua, il cacao amaro, che mi piace tanto, che questo contenitore, sì, perché di solito in quei scatolini scrausi qua invece lo puoi pure riutilizzare. Sì, è vero. Cereali, allora, argomento cereali e barrette, praticamente quasi tutte le barrette cereali avevano schifezze, o erano pieni di olio di palma, pieni di zucchero, pieni, cioè quando leggo zucchero, uno dei primi ingredienti, non va bene. Diciamo che tutte le barrette sono sempre così. Sì, infatti noi vi abbiamo fatto anche il video per farle in casa, perché veramente è un tormento. E invece questi qua, tra tutti quelli che c'erano, sono i meno peggio. Ecco, questi qua vuol dire che sono a base di farina integrale, giusto? Sono cereali integrali. Praticamente a base di frumento integrale, poi c'è anche un po' di zucchero, però 70% frumento integrale, un po' di crusca di frumento, un po' di miele, estratto di malto d'orzo, ok, o ci accontentiamo. Insomma, meglio di tante altre schifezze, che poi costano veramente poco. Eccolo qua, riso basmati. Ah, ecco, il nostro preferito, il nostro amato riso basmati, che come sapete noi piace tanto, il riso basmati assieme a quello integrale sono i nostri preferiti, utilizziamo per fare tutte le nostre ricette. Ad esempio vi ho fatto quel video su cosa mangio dopo la palestra, sì, con il riso e il salmone. Buonissimo, quello è un piatto che io amo. Adoro. Costava pochissimo. Costa poco, infatti abbiamo preso due pacchi, vero? Formaggi, la feta greca. Questa voglia di feta greca. Voglia di feta. È vero, voglia di feta. Io faccio anche tante ricette con la feta, fatemi sapere se vi può interessare qualche video. È un formaggio abbastanza sano. Leggero. Poi tu hai preso anche questa, una crema spalmabile a formaggio. Questo qua, andate a vedere il vlog, perché nel vlog in diretta c'era anche la Philadelphia Light. Ho paragonato i due ingredienti, profili nutrizionali, e questo qua è parecchio migliore, oltre al fatto che costa parecchio di meno, anche se è sconosciuto, poverino. Ma come formaggio light spalmabile è molto migliore, vuol dire molto migliore. No, okay. E quindi è meglio di quello, sì, là. Infatti non vi fidate del marchio famoso, no, guardate sempre gli ingredienti. È almeno meno grasso e ovviamente si può utilizzare ad esempio al posto della maionese. Vabbè, sì, qualche volta si può fare. Si può fare. Poi abbiamo preso il formaggio quark, che è un formaggio che di questa marca Milbona, che ha pochissimi grassi, quindi è straconsigliato. Comunque invece è abbastanza ricco di proteine, molto buono. Cereali anche questi abbiamo preso, le ciambelline. Ah, questi sono belli, i fake di quelli là della Kellogg's. Anche questi qua come profilo, anche questi qua somigliano molto al profilo nutrizionale. Somiglia molto il profilo nutrizionale. Sì, anche questi qua sono abbastanza buoni, insomma, accettati. Io ho preso queste due tisane e l'angelica c'era. Sì, ho preso mamba e... Tisane. Lei si ha preso queste. Poi lei si ha preso queste qua. Praticamente è venuta e ha detto... Guarda, prendiamo queste
qua a te schifezzine, veramente, però sono abbastanza sane perché sono tipo delle mimose, sembrano dei fiorellini, e si chiamano alla cipolla prima di tutto. Perché la cipolla le prese? Perché c'erano, c'erano o al pomodoro o a paprika, era meglio la cipolla. No, perché dentro quelli c'erano tutti saltatori di infatti di latte in polvere. Qua invece dice senza glutammato, senza OGM, sono abbastanza, senza glutine, sono abbastanza sani, non sono fritti e contiene praticamente farina di riso, farina di mais e un po' d'olio di girasole, quindi non sono male. E poi c'è scritto 50 grassi in meno e non sono fritti. Insomma, dai, è schiziosa. Non c'è male, dai, non ti posso criticare per questa. Posso criticare per questa scelta che hai fatto, ti perdono, vabbè, dai. E per finire tisane, per sgonfiarci e decurarci tutte queste patatine che fatto. Ma non sono patatine. Vabbè, comunque ho preso questa qua, malva e verbena, perché volevo una cosa anche un po' rilassante. A me piace molto la malva. Questa va bene quando c'è il ciclo come me. Sì, è vero, calmante, no, no, è vero. Dolori. Questa artiglio, calmante e rilassante per dormire. Artiglio l'adoro troppo. Comunque il solo tiglio è anche molto buono. Vabbè, non abbiamo trovato le nostre solite sgonfiapancia, mezzo piatto di l'Angelica, che sono buone, che proprio gestive. Quelle che fanno avere una pancia piatta. Anche mangiato qualche patatina, sì. Ti bevi quella, non è vero. Però a parte il fatto della funzionalità, dell'efficacia, sono proprio buone da bere, super rilassanti. La sera prima di andare a molto dormire. Molto conciliano il sonno. Quindi devi stare piano con tutta sta roba qua sopra. Oddio, c'è il putiferio qua sopra. Vabbè, adesso dobbiamo mettere tutto a posto. Che felicità. Quindi da Nenze è cambiata tutto. Andiamo, ci stiamo impiccando con una scatola di cereali. E mandiamo un bacio grande. Lasciateci un pollice in su, mi raccomando. Mua! Ciao. No, mi lascio. Mamma, vieni a sistemare la roba. Mamma mia, quanta roba! Non vedo l'ora di provare tutte queste cose. Questi patatini mi devo mangiare. Una Molly! Si mangia! E prima li mangia! Che vuoi tu, Molly? È stata attirata!